This is not really happening. E 54, il nido delle aquile, rientriamo in trasmissione. Antonio, a te la parola. Beh sì, abbiamo un collegamento telefonico molto molto importante, direttamente da Radio Incontro Olimpia, Pierluigi Marconi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, ciao ragazzi. Ok, e allora niente, questa settimana non ci ha lasciato partite o risultati o VAR su cui polemizzare, quindi diciamo gli argomenti non riguardano prettamente il campo, però diciamo riguardante la stretta attualità, notizia di ieri, la presunta ufficialità del passaggio di De Vrij all'Inter. Cosa ne pensi e se poi ce la puoi confermare questa indiscrezione, se è vera? Non ve la posso confermare, ci sto lavorando sopra, anche se arrivano, ho sentito anche diciamo dei procuratori, ve lo dico tranquillamente in news, perché oggi poi non sono stato neanche in diretta in radio, quindi ho lavorato tutto il giorno, ho sentito qualche procuratore, vi posso dire che molto molto vicino, così mi dicono, però c'è sempre un però, qualche altra squadra potrebbe anche arrivare diciamo per ultima, ma come si dice gli ultimi possono sempre i primi, e quindi avere la meglio su De Vrij, che ricordiamo non ha almeno questo qualche ora fa, non avrebbe ancora firmato, e sappiamo quanto conta la parola poi di De Vrij, perché l'Inter conta sulla parola di De Vrij con tutto il suo entourage, quindi per il momento c'è una più che una stretta di mano, no, per la conferma, per il passaggio di De Vrij alla corte di Spalletti il prossimo anno, o comunque dell'Inter nerazzurra, però ancora non c'è nessuna conferma. Per quel che penso, diciamo che ormai sotto un certo punto di vista mi sono rassegnato, comunque ho capito che l'intenzione o comunque la volontà del giocatore è quella di cambiare aria, anche se poi rimango ancora con il punto interrogativo quale aria, perché io posso sempre capire, si va in un'altra squadra che può essere il Manchester, come magari in passato si presupponeva, o magari in Italia la corte della Juventus, o in Spagna del Barcellona, allora
posso capire queste ambizioni più della Lazio, è normale, è un professionista. E vi ripeto, mi sono messa l'anima in pace, soprattutto anche perché poi un giocatore punta anche, mettiamocelo, al fattore economico. Poi quando però, come è successo anche in passato, decidi di andare in una squadra che comunque tutto rispetto alla sua storia, ricordiamola, è l'unica in Italia che ha vinto il triplete ed è l'unica che ha vinto anche una coppa così importante, la Champions, nel 2010 con il suo triplete. Però per carità, non sembra che ultimamente stia navigando nella programmazione in una struttura societaria abbastanza solida che possa promettere a chi va chissà quali obiettivi o quali ambizioni. De Vrij, se mai fosse, farà questa decisione, ripeto, io ho letto sui social e non solo tante critiche, è un professionista, ripeto, dispiace perderlo a zero perché la Lazio l'ha rivalutato, l'ha valutato, l'ha aspettato, però dall'altra parte, per quanto riguarda il suo futuro, è qualcosa che mi potrò aspettare, e come mi potrò aspettare un futuro un qualcosa di un Milinkovic. L'importante è il modo in cui se ne vanno. Se se ne vanno fino in fondo da professionisti, non ho nulla da dire. Se poi il loro rendimento in campo, e vado a chiudere, sarà comunque influenzato da quello che potrà essere l'ambizione futura, allora potrò anche polemizzare, però al momento non condivido tutto questo scatenarsi un po' contro l'olandese. Pierluigi, i nomi che si fanno per la sostituzione, ne sono girati tanti e continuano a girare, sono Reyes, Bad Stuber, Glick. Tu invece, la Lazio ci ha abituato poi a prendere giocatori che non escono mai né sui giornali né sui social. Esatto. Su che profilo punteresti per la sostituzione di De Vrij? Non il nome, proprio che tipo di giocatore? Sicuramente un giocatore di esperienza, un giocatore comunque all'altezza, no? Non punterei, come successe allora con l'olandese, Stefan De Vrij, ancora sconosciuto, ancora con un punto interrogativo sulla sua, sul suo valore. Perché? Perché comunque adesso intorno tu hai giocatori, un Luis Felipe che sicuramente è un grandissimo giocatore in prospettiva, è un giocatore che a quanto pare Lazio ha puntato su di lui, visto anche il rinnovo contrattuale degli ultimi giorni, e quindi sicuramente farà parte della difesa futura della squadra biancoceleste, però non può essere solo Luis Felipe, e siccome sappiamo che c'è Bastos, sappiamo che c'è Wallace, giocatori comunque validi ma non affidabili anche loro, almeno questo hanno detto in questa stagione, per quanto a me poi soprattutto Bastos piace moltissimo, e quindi c'è Radu, ma Radu prossimo anno avrà un anno in più, e c'è semmai, vediamo chi ci sarà il prossimo anno, perché anche in difesa, anche se poi a centrocampo spesso ha giocato Basta, però sembra anche lui orientato, insomma in questi giorni ha manifestato un po' di nostalgia per tornare a casa, vediamo quelli che saranno i nuovi, però ecco, tolto De Vrij rimane il solo Radu lì in difesa ad essere l'esperto, ad essere il veterano, ad essere comunque il giocatore valido, però Radu ha un anno in più il prossimo anno, quindi sicuramente io punterei su un profilo certo, un profilo sicuro che ti possa dare garanzie e dove anche il buon Luis Felipe, dopo essere cresciuto accanto all'olandese e accanto a Radu, perché ormai è questo il terzetto difensivo in cui Inzaghi sembra aver puntato in questo finale di stagione, possa comunque far crescere sia il brasiliano, ma possa dare garanzie sicuramente alla difesa biancoceleste. Poi bisognerà anche capire il modulo della prossima stagione, su quale linea di difesa vorrà lavorare il mister, visto che comunque quest'anno ha lavorato sui famosi tre centrali e fino ad ora non ha cambiato quel reparto. Magari tu ti aspetti un cambiamento di modulo in questo momento, anche poi in virtù del progetto futuro della prossima stagione, o pensi che comunque la prossima difesa della Lazio, anche della prossima stagione, nascerà sempre su questo modulo ormai confermato 3-5-1-1? Allora, parto da questa stagione, adesso non mi aspetto più nessun cambiamento, ormai siamo a tre quarti, siamo sul rush finale, quindi non credo proprio che il tecnico, se non l'ha fatto finora con tutta l'emergenza che ha avuto e con tutte le debacle, diciamo un po' anche di organico che ci sono state, non credo che lo farà da qui a fine stagione. Prossimo anno è un punto interrogativo perché della serie chi può dirlo? Ricordiamolo, Simone Inzaghi nasce con il 4-3-3 e così ha iniziato anche i suoi primi passi, chiamiamoli così, 2 anni e mezzo fa, alla guida della Lazio. Poi quest'anno, per un discorso di programmazione, di mercato, di necessità, è passato spesso e volentieri, dopo un anno passato da 3 a 4
a, definitivamente a quella a 3. Vediamo, vediamo quello che forse, ecco, dipenderà anche in questo caso dal mercato futuro, da quello che sarà la programmazione fatta da Simone Inzaghi, dal tecnico, insieme al direttore sportivo Gritare, e quindi dalla rosa e l'organico che la Lazio ha a disposizione al prossimo anno. Molto credo dipenderà da quello. Ovvio è che, almeno dalle parole di Simone Inzaghi, sembra molto aver trovato la propria identità con una difesa in 3, però penso sempre che, a prescindere dall'identità che può avere un allenatore, molto dipende anche da quello che sono poi i suoi interpreti, quindi molto sarà in funzione anche della rosa che era a disposizione tecnica nel prossimo anno. Pierluigi, tocchiamo un tasto dolente. Oggi il responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha fatto un po' il punto della situazione sui biglietti di Lazio-Salisburgo. Sono stati venduti 12.000 biglietti. Noi in trasmissione spesso abbiamo parlato e analizzato un po' il problema delle poche presenze allo stadio quando gioca la Lazio. E vorrei sapere cosa ne pensi tu, visto che noi comunque una risposta, nonostante ne abbiamo parlato tanto con Marco, Alberto, Antonio, non l'abbiamo trovata. Ma io, guarda, per me ormai è una battaglia aperta, dispiace dirlo, perché poi io non mi arrendo mai e sinceramente non mi arrendo ancora, perché comunque negli ultimi giorni, a parte ieri e oggi, che diciamo non sono stato molto attivo sui social, a parte oggi per ricordare la scomparsa, come tutti abbiamo dentro di noi, di un amico, spesso e volentieri, diciamo così, in cui Fabrizio Frizzi, insomma, quindi certo. A parte per quello, però ecco, fino all'altro ieri io sempre, ogni giorno davo il buongiorno con in modo scherzoso con un hashtag, l'avevo lanciata già dalla radio, hashtag resta con il Salisburgo, quindi proprio per caricare, per incitare, perché comunque è una gara molto molto importante in cui secondo me per l'ennesima volta si chiede uno sforzo in più ai tifosi e si chiede sicuramente una risposta per dare sostegno a questi ragazzi che lo meritano tutto insieme al suo allenatore contro una squadra che sappiamo essere molto molto tosta, anche perché mai come questa volta, perché l'abbiamo detto anche con la Dinamo Kiev prima, vincere in casa secondo me è il crocevia fondamentale poi per il passaggio del turno, perché poi andremo lì in Austria e in Austria sappiamo che il Salisburgo non perde da novembre, da ottobre-novembre se non erro, sì. Quindi è molto fondamentale dare una risposta in casa, dare sostegno in casa e spingere la squadra a vincere con uno scarto e un passivo sicuramente superiore. Per il resto dico una battaglia persa, perché ormai, ecco, pure voi ne avete parlato, mi hai confermato anche voi, anche